data anche dai nostri coetanei, dai giovani siciliani. Cioè, io ho presentato in vita mia credo un centinaio di incontri con l'odore, ma questa è la prima volta, a parte che siamo tutti giovani, che ho miei coetanei siciliani. Cioè, a me sembra una cosa straordinaria. Avessi un panda qua parlando, mi sembrerebbe più scontato. Cioè, è possibile che questo non rimanga un'occasione? Cioè, un'occasione sparuta. A posto di essere... Che ne sapete voi dei giovani siciliani? Ecco, no, qua che girate, dove sono? A posto di essere retorico, al di là delle presenze qui, la metà sono i miei cugini, l'altra metà sono i miei amici. I cugini ridono, perché sono citato. Al di là delle presenze qui, ci sono tanti giovani siciliani che si spaccano la schiena la mattina alla sera, a costo di andare fuori, a costo di lavorare nel call center per 4 soldi, a costo di fare le commesse in piedi per 250 euro al mese dalla mattina fino alla sera, e la loro forma di resistenza con la vita quotidiana e col lavoro forse vale ancora più della nostra, perché magari già il non adeguarsi al sistema fatto di favoritismi, raccomandazioni, calci in culo e così via li rende dei veri eroi del quotidiano. E io, noi saremo sul palco, quindi magari siamo più alti e ci si vede meglio, ma per me sono sicuro, qualcuno lo conosco anche, ce ne sono tanti ragazzi di questo tipo e sono loro forse quelli che un domani, grazie alla coscienza critica che si sono fatti, si sono creati e che ci siamo creati, perché mi ci metto in mezzo pure io, potranno magari soppiantare questa classe dirigente o comunque votare coscientemente. Volete aggiungere qualcosa? No, io volevo solamente aggiungere leggermente che la cosa di cui mi accorgo guardando i miei coetanei o anche più giovani di me, proprio il fatto che gli operai o chi lavora in un call center o quelli che sono i veri eroi, secondo me, essendo d'accordo con Marco, sono quelli che poi hanno anche il coraggio di uscire da casa, di andarsi a pagare un affitto, di riuscire ad avere le palle, se non fate la strada, di riuscire ad avere una vita propria. La maggior parte invece di quei nostri coetanei che sono riusciti a diventare del professionista sono ancora a casa con la mamma e il coraggio di uscire da casa e avere delle idee proprie non ce l'hanno. Quindi l'eroe continua a essere l'operaio di ogni giorno, confermandolo, diciamo. Giuseppe, non aggiungere qualcosa? No, dire qualcosa dopo quello che hanno detto Marco e Nico, insomma, è difficile, diciamo. E io credo che ognuno, io ne conosco molti ragazzi, insomma loro sono un esempio, ma ognuno nel proprio campo, ogni siciliano trova il modo per dire guardate che le cose funzionano in un altro modo. Noi lo facciamo anche, io lo faccio anche nel mio mestiere di architetto, che può non sembrare, diciamo, ma nel mio mestiere di urbanista, cercando di dire guardate che la città che ci circonda fa schifo perché abbiamo acconsentito a determinate regole e le possibilità di abitare una realtà migliore, di avere una qualità della vita più alta ci sono. Dobbiamo però scordarci di come abbiamo acconsentito a certe politiche, certi compromessi sul territorio. Questo poi rientra molto con i discorsi appunto che facciamo anche nel libro sulla mafia e sulle altre cose. Parlando dell'ambito fumetto, invece direi che non è vero che in realtà non ci sono autori siciliani, perché la Becco Giallo, testimonianza proprio di questo, anche se la Becco Giallo è di Padova, molti degli autori siciliani, Marco ha lavorato con alcuni di loro, sono siciliani. C'è Lelio che ha fatto Peppino, che è di Messina, c'è Claudio Stassi che è di Palermo, c'è anche Sergio che è quello di Milano pure. Cioè, gli autori siciliani ci sono. Magari sono i siciliani stessi che non li riconoscono, però in realtà ci sono. Il nostro tempo sta per scadere, io chiudo con due notazioni, poi vi lascio commentare, insomma, per l'appello finale. L'appello al voto. Questo libro ha il titolo di Mauro Rostagno, prove tecniche per un mondo migliore. Le prove tecniche si riferiscono alla parte clou della storia, che è quella della televisione. La televisione, per quanto sperimentale, fatta anche con mezzi di fortuna, è quasi emozionante vedere, perché fa il comunicatore della mostra che c'è qua alle mie spalle, vedere i fogli scritti con l'Olivetti e poi Corretti, insomma, in qualche modo oggi che
con la videoscrittura tutto nasce immacolato, però quel tipo di televisione molto artigianale sembra meglio, migliore della televisione locale di oggi. Questa è una considerazione che faccio dal punto di vista tecnico, oltre che chiaramente dal punto di vista dei contenuti, e questo è grave anche perché oggi tecnicamente i mezzi sono migliori, però cioè, mi dispiace notare questa povertà in giro. Secondo me si potrebbe fare molto, molto meglio. Poi l'altra notazione che faccio è un motivo per acquistare e leggere questo libro. Nei libri che parlano di mafia ormai c'è una brutta abitudine, secondo me, ovvero quello di avere il magistrato che ti passa tutte le carte, fare il copia e incolla a proposito della videoscrittura degli atti processuali e pubblicare questi instant book di 600, 1000, 2000 pagine, la trattativa, c'è il malloppone con tutte le dichiarazioni di Spatuzza, oppure le cose più incomprensibili, oppure tutta la verità sulla strage di Borsellino, ci sono le 300 pagine della richiesta di archiviazione e via dicendo, anche su fatti di cronaca, insomma, questi instant book giudiziari vanno molto per la maggiore, però sono buoni come insomma fonti da avere a casa per chi deve poi ricostruire i fatti, ma in realtà sono poco leggibili. Questo libro, oltre ad essere appassionante, ha anche in più la colonna sonora, che in un fumetto uno ci farebbe caso, ma c'è anche la colonna sonora e comincia con Bob Dylan e finisce addirittura con Paolo Conte, con Quanta passione, che è una delle canzoni secondo me più belle e meno conosciute di Paolo Conte. Quindi complimenti anche per la colonna sonora, c'è anche Battiato, insomma è bellissimo, perché poi chiama la musica per un procedimento quasi magico, quando parte la canzone ti parte proprio in testa, insomma, e ti accompagna nella lettura del libro. Vi ringrazio per questo espediente narrativo trattino fumettistico. Non so, volete dire qualcosa prima di lasciare il palco? A proposito del discorso che dici tu delle 600 pagine, delle 1000 pagine, io credo che il valore di una storia narrata in questa maniera è il fatto che porsi davanti alla sfida di fare una narrazione e non di riportare fatti ti spinge a interrogarti su cosa devi raccontare e su come questa comunicazione deve essere efficace. Proprio per questo questo tipo di cose hanno un valore, speriamo, di diffusione più alto, perché alla fine costituiscono anche degli inviti a saperne di più, cioè sarebbe bello per noi alla fine della lettura di Mauro Rostagno che la gente andasse a cercare altre cose, le fonti che ad esempio alla fine suggeriamo. Sì, in questo caso l'apparato di scarico del libro è ricchissimo, lo dico soprattutto, le ultime pagine sono davvero interessanti come cronologia e come contributi. Altre cose da aggiungere? No, parlando appunto dell'apparato redazionale, oltre all'intervista a Chicca e Maddalena, che nella stesura di questo libro ci hanno dato le emozioni più forti, sin da quando abbiamo iniziato, fino ad arrivare alle mail di 2 giorni fa, in cui avevamo i brividi, ci fermavamo le mani a leggerla. Oltre all'apparato di cronistoria, in cui raccontiamo soprattutto i fatti successi dopo la morte, c'è anche una bellissima intervista che Andrea Cottone, altro giornalista giovane siciliano, ha fatto a Calogero Germanà, che allora era il vice questore di Trapani, e fu il primo a fiutare la pista mafiosa, al contrario di molti altri che dicevano quasi, tra virgolette, nemmeno tanto visto quello che abbiamo letto, che bisognava chiedere la scusa alla mafia, perché la mafia questa volta non c'entrava niente. Quando abbiamo letto queste carte da parte di Forze dell'Ordine, poi sono guardati in faccia, come dire. Cioè, questo libro, nella parte razionale c'è anche questa intervista a Germanà, un uomo dello Stato, adesso questore di Forlì, che non ha problemi a dire guardate che non è tutto oro quello che luccica, anche dalla nostra parte. Questo lo so. Io vi invito adesso, se non doveste trovare delle copie, a venirci a trovare il giorno 1 alla libreria del Corso, qua in centro, la libreria storica di Trapani, dove giorno 1 alle 18.30 faremo una presentazione più classica, diciamo, ma sempre facendo gli scemi come al solito, diciamo.
Noi stessi. Saremo noi stessi. E poi avremo una presentazione per i palermitani presenti magari in vacanza il giorno 8 alla Feltrinelli di Palermo. Una cosa che volevo dire a proposito di quello che ha appena detto Nico è che questo libro prende una posizione. Che sia chiaro, questo libro ha una posizione precisa su chi sono i mandanti e per certi versi anche gli esecutori dell'assassinio di Rossano. Noi non crediamo assolutamente negli stragi e vi invitiamo a fare altrettanto, più che altro perché una delle... C'è un saluto al telefono di Maddalena Rostagno, mi hanno detto di avvicinare, il microfono funziona, sì, l'applauso per Rostagno, l'applauso per lei, avvicino il microfono al cellulare. All'orecchio, una parte dell'auricolare. Sì, si sente, si sente. Sì, un attimo, se può parlare perché si sente piano ma alcuni sentono. Quindi avvicino di nuovo al microfono. Ora. Si è sentito, anche voi sentito, siete grazie. Ha detto che non ci conosce. Si è sentito, ha detto voglio ringraziare le persone che sono lì, che ho afferrato questo frammento. No, è stata una bella sorpresa. Anche per me, perché ho sperimentato una cosa che non ho fatto mai. Tito Stagno quando ha raccontato lo sbarco sulla Lucumbria. La domanda è cosa ha detto? L'hanno sentito là. Lo chiederemo dopo. Ma poi scendiamo e lo chiediamo. Ah, grazie. E te che diceva che non ci conosce, noi abbiamo detto solo minchiate. Scusate. Va bene, noi abbiamo finito. Stavo dicendo, giusto per chiudere, e così magari la metà del pubblico si chiedeva che cosa stava dicendo Rizzo in quel momento. No, stavo dicendo una delle armi della mafia, forse la più temibile, è l'agire sulla memoria. E a Trapani devo dire che ci riesce benissimo. Già noi siamo un paese, come dicono sempre, con scarsa memoria, che si dimentica appunto che siamo stati quattro governi lombardo in 2 anni. Figurarsi quando si parla di personaggi particolari o bizzarri o insoliti come era Rossano. O scomo della politica anche di oggi, esattamente, perché le cose che diceva allora valgono ancora oggi, non solo perché i metodi sono gli stessi, ma perché spesso volendo dire le persone sono le stesse, parliamoci di altro. La mafia l'ha fatta con Peppino, come dicevi tu, l'ha fatto con Don Peppe Diana, lo fa con Roberto Saviano oggi, l'infangare il ricordo o la stima che la gente ha di quelle persone è la loro arma più grande per screditare ai nostri occhi e quindi vanificare le loro parole. Facciamo lo sforzo di non credere alle faciloneria e ai depistaggi romanzati e approfondiamo anche le verità più scomode. Questo è il mio invito ai miei concittadini, altrimenti li uccidiamo un'altra volta. Grazie amico Brunda, Marco Rizzo, Giuseppe Lombocchiaro. Abbiamo finto confidenza di una ora, in realtà non ci conoscevamo. Mauro Rostagno, prove tecniche per un mondo migliore, per Beppo Giallo, lo trovate qua allo stemma, poi ci sarà la presentazione a Trapani. La serata continua.